Ora è il momento della prolusione del professor Grossi. È praticamente impossibile sintetizzare un curriculum così prestigioso come quello del professor Paolo Grossi. Ci proverò, è giudice della Corte Costituzionale dal 17 febbraio dello scorso anno. Moltissimi sono gli incarichi che ha ricoperto in diversi atenei italiani. Ricordo solo che attualmente è professore di storia del diritto medievale e moderno presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Le pubblicazioni sono innumerevoli di volumi e manuali per le più importanti case editrici e di articoli sulle più prestigiose riviste scientifiche. Molte le lauree honoris causa conferitegli in giurisprudenza dalle università di tutto il mondo, da Francoforte a Stoccolma, all'Università Autonoma di Barcellona, di Madrid, di Siviglia, quella di Bologna, quella dello Stato del Michoacán in Messico, della Cattolica del Sacro Cuore, dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e nel 2009 del Rio Grande do Sul. Dal 96 al 2004, su nomina della Conferenza Episcopale Toscana, è stato giudice del Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco. È membro di diverse accademie e società scientifiche italiane ed internazionali e dal 1990 è socio all'Accademia Nazionale dei Lincei, di cui oggi socio nazionale. Nel 2000 gli è stato conferito il premio giurista dell'anno dalla European Law Students Association e gli è stato conferito nello stesso anno anche il premio internazionale Duca d'Amalfi. Il 26 gennaio 2007 gli è stato attribuito dal sindaco a nome del Consiglio Comunale il fiorino d'oro della città di Firenze. Ho fatto un riassunto sicuramente troppo sintetico, il professor Grossi non me ne vorrà, al quale cedo la parola. La prolusione è sul tema il Novecento giuridico, un secolo postmoderno. Prego. Magnifico rettore, autorità, cari colleghi, carissimi studenti. Innanzitutto adempio a due graditissimi doveri. Il primo è di ringraziare di vero cuore il rettore, il senato accademico, la facoltà di giurisprudenza per l'onore grande che mi è stato dato affidandomi la prolusione per questo momento inaugurale dell'anno accademico ferrarese. Il secondo gradito dovere è di portare qui ufficialmente, per mandato espresso del presidente Francesco Amirante, il saluto e l'augurio della Corte Costituzionale. Passo immediatamente alla prolusione, che non leggerò per non essere eccessivamente soporifero e per poter tagliare quando il mio orologio mi segnala che sto parlando da troppo tempo. Con una tranquillizzazione ulteriore, i giuristi quando parlano sono spesso impenetrabili, usano un linguaggio esoterico. Ecco, mi sforzerò di non farlo. Novecento giuridico. Un secolo postmoderno. Un secolo breve, diceva un grande storico inglese. Io da giurista dico un secolo lungo. Nasce a fine Ottocento e lo stiamo vivendo tuttora, perché è in questo secolo che si matura il postmoderno. Postmoderno, che vuol dire? È una indicazione di per sé insoddisfacente proprio perché generica. A me preme soltanto per quel che ci segnala nella sua sostanza. Postmoderno significa un secolo che si lascia alle spalle la modernità. Per il Novecento, rispetto al Novecento, il moderno è il mondo di ieri, per usare il titolo di uno splendido romanzo autobiografico di Stefan Zweig.
Stefan Zweig, questo grande scrittore austriaco che scrive questa sua autobiografia romanzata nei primi anni 40, poco prima della morte, vede il mondo di ieri con un confine estremo immediatamente nella Prima Guerra Mondiale. E c'è una pagina, fra l'altro, di grande suggestione stilistica quando lui narra di aver visto, contemplato con nostalgia l'esile figura dell'ultimo imperatore d'Austria-Ungheria, Carlo, che lasciava Vienna per un esilio definitivo. Era la fine del mondo di ieri. Per noi giuristi, dal punto di vista della storia del diritto, quel mondo di ieri è ben puntualizzato dallo stesso Zweig, che non era un giurista, ma che era un uomo di grandi intuizioni, con questa frase che io mi sono segnato. In quel mondo, il mondo della modernità, il mondo di ieri, cito, ognuno sapeva quel che era permesso e quel che era proibito. Tutto aveva una sua norma. Cioè il mondo di ieri, la modernità giuridica, era l'età delle norme certe, chiare. Era l'età delle leggi, era l'età del codice, era l'età dei codici. E che cos'è il codice? Può apparire un innocuo libriccino, no, è il tentativo in qualche modo riuscito di condensare in 1000-2000 articoli all'interno di un libro tutto un sistema giuridico ridotto in un insieme di comandi. Nel codice era rinserrata un insieme di previsioni, tutto era previsto e tutto si risolveva in comandi che provenivano dall'alto. Qual è il tratto del diritto nella modernità, cioè nel mondo di ieri, per continuare nell'immagine Zweig? C'è una vincolazione necessaria fra Stato e diritto. La regola sociale, la generica regola sociale, può diventare giuridica, cioè norma, che impone un comportamento al cittadino solo se lo Stato se ne impossessa e opera la trasformazione da regola sociale a regola giuridica vincolante per tutti i cittadini. Cioè in quel mondo là c'è un nesso strettissimo, quasi necessario, tra potere politico e diritto. Il diritto era monopolio del potere politico. L'esempio di principe moderno è Napoleone, Napoleone I, il quale, proprio in quanto principe autenticamente moderno, codifica il diritto e comincia proprio dal codice civile, cioè dal codice che regola i rapporti privati da privati nella vita quotidiana. Quel diritto civile che l'antico regime, prima della Rivoluzione francese, non aveva toccato sul piano legislativo, ma aveva lasciato affidato alle consuetudini e ai giuristi. Dopo la Rivoluzione francese, e Napoleone in questo è l'erede diretto della Rivoluzione, il diritto è, anche il diritto privato, è, come dice un nostro grande giurista Filippo Vassalli, che poi è il redattore principe del vigente codice civile, è mancipio dello Stato. Quando è che si inizia a incrinare questo edificio così compatto? Potere politico, Stato, diritto, diritto come norma, come comando, un insieme di comandi. È negli ultimi decenni degli Ottocento, quando appunto inizia il nostro secolo lungo. Che cosa avviene anche in Italia? La rivoluzione industriale. Si profila per la prima volta nel nostro paese un paese supino in un atteggiamento sostanzialmente agrario, la grande industria. E la grande industria non ha soltanto un significato economico, ha anche un profondo significato sociale. Delle masse di lavoratori che lavorano l'uno accanto all'altro,
che trovano il modo di rivivere in qualche misura una loro vicenda collettiva. Abbiamo delle collettività di lavoratori che prendono coscienza di un loro autonomo ruolo. E in quegli ultimi decenni dell'Ottocento formicolano sempre di più in Italia le formazioni sociali, quelle che la nostra grande Costituzione, e applaudo volentieri a quello che diceva l'assessore regionale, quando affiorano queste formazioni sociali che sono sindacati, partiti, ma anche organizzazioni corporative, cooperative, assistenziali. La modernità comincia a morire con la riscoperta del collettivo. C'era un solo collettivo, lo Stato, però era una persona, era una entità compatta. Ora è la società che riemerge esprimendosi in tante formazioni collettive. Prima tutto si riduceva a due prima nella modernità tutto si riduceva a due soggetti: il macro soggetto Stato, il micro soggetto individuo singolo, anche se era ovvio che questo individuo, preso nella sua singolarità, non era né poteva essere il soggetto socialmente ed economicamente debole. E la società era una piattaforma inerte, una miriade di individui anonimi e amorfi, quelli che fino a poco tempo fa noi giuristi chiamavamo i destinatari passivi della norma. Il diritto pioveva dall'alto sui cittadini e aveva questi tre caratteri: era generale, astratto, rigido. Il postmoderno nasce quando questo edificio compatto della modernità comincia ad inclinarsi e comincia un nuovo itinerario storico, quando lo Stato borghese, rigidamente monoclasse, non riesce più ad affermare i suoi riduzionismi e il paesaggio sociale e giuridico da semplice, il paesaggio giuridico della modernità era semplicissimo, ve l'ho enunciato nei due caposaldi, Stato, individuo singolo. Questo paesaggio si fa complesso. Quando la società, questa entità magmatica, complessa, comincia a imporsi sullo Stato. La riscoperta della complessità sociale e giuridica è il segno che appare sempre più deciso nei primi anni del secolo XX. Un giurista, in genere i giuristi sono un po' lenti nella loro consapevolezza sociale, ma un giurista vigile, attento, se ne accorge per primo, ed è uno dei più grandi giuristi italiani, un cultore del diritto pubblico, Santi Romano, uomo del proprio tempo, lettore attento dei segni del tempo. Nel 1909 pronuncia nell'Ateneo di Pisa un discorso inaugurale e lo intitola così, con grande coraggio ma anche con grande consapevolezza: lo Stato moderno e la sua crisi. Dove sta la crisi? Dov'è che ce la indica Santi Romano questa crisi? Sta nel collettivo che si ingigantisce, nella società che da piattaforma passiva diventa una realtà articolata in formazioni sociali, quelle formazioni che Romano lucidamente nel 1909 identifica come le vere mine dirompenti per il vecchio edificio, soprattutto sindacati e partiti, ma non soltanto. La legge Le Chapelier, la vecchia legge del 1791, nel colmo della rivoluzione francese, che aveva cancellato, aneantì, aneantire il verbo che il legislatore di quel momento usa, era stata artificiosa. Artificiosa in questa cancellazione, nell'avere voluto ridurre il paesaggio
socio giuridico a Stato e individuo, cancellando quelle formazioni sociali che la nostra grande Carta Costituzionale ha invece fortunatamente rivalutato. Romano contempla nel 1909 una circostanza nuova. Lo Stato riduzionista, il vecchio Stato riduzionista, non riesce più a comprimere la realtà socio-economica e da qui la crisi, che è crisi dello Stato, come ci dice Romano nel titolo della sua prolusione, che è crisi dello Stato borghese, quello Stato borghese che alla fine nel 1913 cederà consentendo il suffragio universale maschile. L'importante è che l'osservatorio del giurista romano non è più verso lo Stato, che è sempre, anche lo Stato più democratico, un apparato di potere, ma guarda alla società. E di lì a poco, in quel 1918, che è l'ultimo anno della grande guerra, della guerra mondiale, egli scrive un libretto che ha un titolo emblematico, l'ordinamento giuridico, in cui si dice questa elementare, ma da riscoprire, verità. Anche se il diritto ci appare sempre come comando e l'uomo della strada teme il diritto proprio perché lo sente come comando che si precipita su di lui, c'è una genesi precedente del diritto. È una genesi che viene non dall'alto ma dal basso. Il diritto è organizzazione, appunto ordinamento, ordinamento del sociale. Questa è una rivoluzione copernicana per la storia del diritto, che contraddistingue il postmoderno. Il diritto ormai è la società stessa che si autoordina. Ordinamento non è un cambio di nomenclatura. Se veramente il diritto vuole ordinare la società, deve tener conto di valori e interessi circolanti e diffusi in basso. Il diritto riscopre i fatti economici e sociali, perde la sua astrattezza per ricoprirsi di nuovo di carnalità. La Prima Guerra Mondiale, che può sembrare un enorme fatto, un tragico fatto, ma che non dovrebbe interessare i giuristi, è invece una testimonianza importante per lo storico del diritto. Compaiono nei 4 anni di guerra leggi speciali ed eccezionali in cui i fatti economici e sociali la fanno da padroni. Crolla l'astrattezza, si tiene conto dei fatti economici, delle circostanze in cui il cittadino è immerso. Leggi eccezionali, una semplice parentesi, no, i più attenti giuristi che commentano queste leggi dicono: è soltanto una anticipazione di futuro, non una parentesi che si apre e si chiude. Sul piano della scienza giuridica abbiamo delle novità formidabili. Il diritto per eccellenza, in cui si concretava, si può dire, l'interezza del diritto privato, è il diritto civile, esemplato nel codice civile. Ed è quel diritto che riguarda il cittadino. Un soggetto unitario, un soggetto virtuale, non un soggetto in carne ed ossa, un soggetto astratto dalla concreta realtà economico-sociale. È il cittadino delle vecchie carte costituzionali, le carte dei diritti 7-800esche, e la egalité di quelle carte è un'uguaglianza giuridica puramente formale. Il nuovo contatto con la fattualità, cioè con i fatti economici e sociali di tutti i giorni, reclama una sostanziale revisione del diritto civile unitario. E nascono dei diritti speciali, molto più carnali. Nei primi anni del secolo nasce dal basso il diritto del lavoro, nella prassi delle relazioni industriali, in alcune leggi speciali, in alcune magistrature di equità, come i probiviri, e il nuovo soggetto è un soggetto carnale, il lavoratore subordinato.
non più la locazione d'opere di stampo romano e romanistico sepolta all'interno del diritto civile che non valorizzava la realtà sociale e morale del lavoro. Ora si parla di contratto di lavoro e addirittura di contratto, si comincia a parlare di contratto collettivo di lavoro. Un contratto collettivo era stato ritenuto da un giurista, un civilista romanista, Alfredo Ascoli, ancora ai primi anni del Novecento, un'autentica eresia. E negli anni venti nasce il diritto agrario. Il fondo rustico non è più soltanto oggetto passivo di proprietà, è una realtà vitale che reca in essa inscritte regole sue ed esigenze sue e che reclama una disciplina autonoma, più concreta, svincolata dalle astrattezze del diritto civile, così come appariva nel Codice Civile Unitario del 1865. Fattualità del diritto, ecco il messaggio del Novecento, del postmoderno. Non si ha più paura della carnalità del diritto, come io amo chiamarla. E appare anche una seconda rivoluzione copernicana per la storia giuridica, conseguente al sempre maggior ruolo della società e al sempre minor ruolo dello Stato. Si ha finalmente coscienza della storicità del diritto. Storicità non vuol dire guardare al diritto del passato, vuol dire affermare l'opposto di astrattezza e rigidità. Storicità significa concretezza, elasticità, dinamicità. E proprio tutto questo rivolgimento, questo che io un po' enfaticamente vi ho chiamato rivoluzione copernicana nella storia del diritto, è ben testimoniato dalla Costituzione che noi troviamo nel Novecento. La prima, quella di Weimar, Repubblica Federale Tedesca, la seconda, quella che ci interessa da vicino, la nostra Costituzione del 1947-48. Costituzioni che non hanno nulla a che vedere con le vecchie carte dei diritti di stampo giusnaturalistico, di cui è folto dalla fine del Seicento tutta l'età moderna. Il nuovo costituzionalismo è ormai un qualcosa che si distanzia da quelle carte dei diritti che il sempre lucido Santi Romano, quel giurista che io vi ho menzionato poc'anzi, chiamava catechismi filosofico-politici. La nuova Costituzione del Novecento, che è all'interno di uno Stato ormai pluriclasse, di una autentica democrazia parlamentare, è lettura della società civile. L'Assemblea Costituente nostra, nei due fertilissimi anni dal 46 al 48, cerca di leggere nella società quali sono i valori e interessi condivisi da far tradurre in una norma giuridica fondamentale. La norma giuridica c'è alla fine di questo biennio straordinario, è la nostra Carta Costituzionale, dove si ha un breviario giuridico per il cittadino. Ma un breviario giuridico non imposto, non una sorta di violenza legale che un'assemblea costituente avulsa dalla realtà popolare fa precipitare sulla testa dei cittadini. Un breviario che ha interpretato la cifra giuridica del popolo italiano in un determinato momento della sua storia. Ed ecco perché la nostra Carta Costituzionale è ispirata a un autentico pluralismo giuridico. Ecco perché il popolo di cui parlano gli articoli 1 e 2 non è una massa anonima, ma un'entità complessa, articolata in tante formazioni sociali. Il popolo è visto non come astrazione, come entità virtuale, ma nella sua concretezza storica. E l'articolo 3, dove si parla di uguaglianza, non è più la vecchia egalité formale che riappare, è una uguaglianza concreta
Ed ecco che nell'articolo si scrive un monito e anche un impegno per il costituente e dopo per il legislatore. L'impegno a, cito, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che possano turbare, vanificare la conclamata uguaglianza tra i cittadini. E dopo il 45? L'itinerario mi sembra netto in questo secolo formidabile che è il secolo alle nostre spalle. Sempre più società, sempre meno Stato. E sempre più appare la incapacità dello Stato, delle leggi, dei codici a ordinare la società civile. Qual è stata la risposta del nostro Stato? Una elefantiasi di legislazione sociale. Si ha una splendida codificazione negli anni 30 e primissimi anni 40, ma quella codificazione non basta, non basta alle nuove, formidabili esigenze che emergono. Il legislatore sociale accumula leggi, leggi che ugualmente non bastano, ed è crisi. E oggi dobbiamo anche noi giuristi parlare di crisi, che è crisi delle fonti, intendendo per fonti ciò che noi giuristi qualifichiamo le manifestazioni che il diritto assume nel momento in cui entra in contatto con la vita sociale. Per esempio è crisi della legge, è crisi delle leggi, e cade quella gerarchia delle fonti che vedeva al primo posto la legge, che è ancora segnata nelle disposizioni preliminari al Codice Civile del 1942. L'asse dell'ordine giuridico si è spostato verso la giurisprudenza pratica, verso la scienza giuridica, verso la prassi, anche la prassi dei semplici uomini di affari. Negli ultimi 50 anni, quelli che stanno veramente dietro le nostre spalle, abbiamo vissuto come non mai un movimento e mutamento intensissimi, rapidissimi, sia sul piano sociale ed economico che su quello tecnico. Il legislatore è sempre più distante, sempre più sordo, sempre più impotente. Ma il corpo sociale vive e vive dinamicamente. L'onere a che la veste giuridica sia aderente senza forzarlo al corpo sociale si riversa sulla trincea dei giudici, su una scienza giuridica attenta all'esperienza quotidiana, sulla semplice prassi economica che ha bisogno di strumenti nuovi. Si aggiungano due eventi che sono tipici dell'oggi. Intanto l'Europa. L'Europa come unità politica e giuridica in formazione. A noi interessa come unità giuridica in formazione. E il fatto essenziale è un'Europa che dal 1971 vede protagonista il Regno Unito. Per il non giurista questo può sembrare un evento soltanto politico. Ma vedete, il Regno Unito è quella entità che non ha conosciuto la Rivoluzione francese sulla sua pelle, che ha continuato a vivere secondo vecchi criteri medievali, dove non è la legge che conta, il legislatore che conta, lo Stato che fa il diritto, ma il diritto è stato da sempre, e lo è per buona parte tuttora, affidato a un ceto di giudici, interpreti di una Costituzione che non è scritta ma che c'è e che è la Costituzione scritta dal popolo inglese nel corso della sua secolare storia. Il giurista e in particolare il giudice è il protagonista di quello che noi chiamiamo il common law, cioè il diritto così come viene intuito, percepito, vissuto nel Regno Unito e poi nelle colonie del Regno Unito. Il fatto che
ci sia stato questa immissione all'interno dell'Europa fa dell'Europa uno straordinario laboratorio giuridico. E infatti non abbiamo il tempo certamente per alcune considerazioni specifiche, ma veramente lì si sta costruendo qualcosa in cui non è tanto la Commissione, l'organo di governo dell'Unione, non è tanto il Parlamento, ma addirittura un organo giudiziario, la Corte di Giustizia, sedente a Lussemburgo, che permette caso dopo caso, empiricamente, delle conquiste in ordine alla formazione di un futuro diritto unitario europeo. E ha ragione un grande scienziato del diritto comparato italiano, fortunatamente vivente, Rodolfo Sacco, quando ci dice che il formante decisivo di un diritto europeo è giurisprudenziale, è fatto da giudici e scienziati. Accanto a questo laboratorio giuridico Europa abbiamo oggi, montante sempre più, la cosiddetta globalizzazione giuridica, cioè il potere economico, soprattutto delle grandi imprese multinazionali, ma anche del modesto uomo d'affari, non aspetta più in questo momento di capitalismo maturo che il legislatore venga a soccorrere con nuovi istituti di cui quel capitalismo maturo ha bisogno e si dà a produrre per suo conto diritto. E noi abbiamo grandi imprese multinazionali che con il sussidio di grandi studi professionali legali si danno a costruire istituti di cui c'è bisogno, ma di cui non è traccia né nei codici né nella legislazione speciale esistente, e con una proiezione che va al di sopra degli stati in un panorama addirittura globale. Ecco perché oggi si parla di globalizzazione. Ecco perché c'è crisi delle fonti, perché c'è confusione e disordine che i giuristi più avveduti segnalano. Lo storico del diritto non se ne preoccupa troppo. La crisi è anche crescita. Il momento di crisi può essere anche un momento favorevole, favorevole per costruire, e mi rifaccio volentieri a quello che diceva l'assessore regionale. Noi viviamo un momento di transizione. Questo vuol dire postmoderno. Il moderno l'abbiamo lasciato all'altra riva del fiume. Siamo ancora, non so se a mezzo del guado, ma certamente non abbiamo ancora raggiunto l'approdo asciutto a cui noi miriamo. La transizione dà un senso di sgomento, perché crea sotto i nostri piedi più delle sabbie mobili che della pietra forte. E noi lo avvertiamo. Il postmoderno non ha ancora lasciato il suo carattere di transito. Viviamo in un momento storico quando si demolisce, si incrina e si demolisce, ma si demolisce per riedificare. Quindi momento che può essere fertile, un momento sicuramente che è proiettato verso il futuro. E vorrei chiudere, nella mia assoluta modestia, riprendendo quello che è nella parte finale del discorso del Rettore e quello che è nella parte finale dell'intervento dell'assessore. Cioè vorrei che anche io, giurista storico del diritto, che contemplo questo Novecento giuridico come secolo postmoderno, come momento di transizione in cui non abbiamo ancora bene individuato dove andremo, ma certamente ci muoviamo e ci muoviamo per l'innanzi, vorrei affidare un messaggio di speranza, un messaggio di speranza che va soprattutto ai giovani studenti e ai giovani ricercatori. La crisi è stata capillare, è innanzitutto purtroppo una crisi di fiducia, quindi una crisi, e l'ha accennato l'assessore, che cala all'interno dello spirito di ciascuno di noi. E questa è la crisi più pericolosa. È una crisi che investe il sociale, l'economico, che investe la nostra università, una università sempre più povera,
sempre più impotente a tener dietro alle vostre richieste di voi giovani. Però la crisi può essere anche un momento fertile nel momento in cui noi non deflettiamo da questa nostra visione volta verso il futuro e in cui il nostro impegno, la nostra etica della responsabilità è pienamente risolta e tradotta in una azione che non potrà non avere dei risultati sicuri. Ecco, con questo messaggio di fiducia, di speranza, la speranza è la grande virtù a cui voi giovani non potete e non dovete abdicare. È con questo messaggio che chiudo le mie modeste parole.